2016 abbiamo affrontato il nodo indubbiamente spinoso dei rimborsi per i danni alluvionali del 2014 e la bufera del vento del 2015. Il dottor Mazzelli, che è della Protezione Civile, con funzionario Ricci, ci hanno spiegato i meccanismi di questi rimborsi, che in realtà sono crediti di imposta. Crediti di imposta per i quali però non si sa bene se sono effettivamente finanziamenti a fondo perduto o finanziamenti su cui poi il cittadino dovrà pagare degli interessi, perché la normativa, così come è stata emanata dal Ministero, non è chiara. Fatto sta che per la Regione Toscana la richiesta danni è di circa 150 milioni, mentre le disponibilità finanziarie sono per poco meno della metà. Quindi c'è da capire se per le prime case si tratta del rimborsi dell'80%, comunque un credito d'imposta dell'80%, per le seconde case del 50%. Bisogna vedere se effettivamente poi queste cifre saranno sufficienti per coprire tutte le richieste da parte dei cittadini. Non dimentichiamoci poi un'altra particolarità che è emersa. I danni sono rimborsabili per 300 euro per ogni stanza, contando però soltanto tre stanze, tre tipologie di stanze, quindi mettiamo una cucina, una camera, un salotto, ciascuna per 300 euro. Ora, quindi la disponibilità è per quindi 1.500 euro per l'abitazione principale. Capite bene che suddividendolo a 300 euro per stanza è molto difficile che si riesca a coprire effettivamente quello che è il danno. Questo per quanto riguarda i beni mobili. Per i beni immobili invece c'è tutta un'altra procedura che però esclude i beni mobili, per esempio, registrati. Quindi automobili, motorini, sono anche questi fuori dal rimborso, o meglio dal credito d'imposta. Un altro problema è legato al fatto degli oneri che i cittadini dovranno affrontare, quindi le perizie giurate e altri documenti che per essere ottenuti necessitano comunque di una spesa non da poco, in qualche caso confrontabile con quello che è il danno subito, per cui c'è da aspettarsi che una buona fetta dei cittadini poi alla fine non vedrà praticamente niente.